Animali ed Enigmi, trasmissione di criptozoologia, condotta da Elio Belangero. Buonasera a tutti e bentornati ad Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e iniziamo subito a tuffarci nei misteri criptozoologici. E qui si tratta davvero di tuffarci, perché la domanda è: allora, vogliamo parlare di calamari? E parliamone, ma vogliamo parlare di calamari quantomeno strani, oltre che di straordinarie abilità nel mondo, per l'appunto, dei calamari, abilità ancora oggi enigmatiche per la scienza umana. Intanto, chi è il calamaro? Il calamaro, si fa presto a dire, ma è un bel tipo di animale marino davvero interessante e parecchio criptozoologico. Il suo nome scientifico è Loligo vulgaris. Il nome comune o nome popolare calamaro si è formato molto tempo fa, addirittura nel Medioevo, a causa del fatto che il suo corpo ha la forma di una sorta di vaschetta che ricordava la forma dei calamai di onorata memoria, calamai ai quali lo accomuna anche la proprietà di emettere, per difendersi o per cacciare, il famoso nero di seppia, il liquido nerastro chiamato così perché viene emesso anche dalle seppie e che da sempre è stato associato all'inchiostro nell'immaginario collettivo. Insieme con i totani, i polpi e per l'appunto le seppie, il calamaro compone la classe dei cefalopodi, cioè dei molluschi marini più diffusi in assoluto. Hanno colonizzato praticamente tutte le acque temperate e tropicali della Terra e sono chiamati cefalopodi perché nel loro corpo si distinguono una testa e dei piedi, vale a dire delle estremità in forma di appendici esterne e di tentacoli. Detto del calamaro in generale, andiamo ad incontrarne uno davvero speciale. Marzo 2021, poco fa, lo Schmidt Ocean Institute conduce una spedizione di ricerca sulla Grande Barriera Corallina, che è il più grande agglomerato di coralli del pianeta, ne abbiamo già parlato, e si trova al largo delle coste settentrionali dell'Australia. Ricordo che lo Schmidt Ocean Institute, anche di questo istituto abbiamo già fatto menzione in puntate precedenti, è uno dei più prestigiosi centri di ricerca oceanografica del pianeta. Ha sede a Palo Alto, in California, ed è una fondazione senza fini di lucro che opera con mezzi davvero importanti e tecnologicamente all'avanguardia per promuovere la conoscenza del mondo degli oceani terrestri. In questa spedizione dello scorso marzo viene utilizzato il cosiddetto ROV Sebastian, un mezzo davvero fantascientifico che è un veicolo robotico adatto alla navigazione sottomarina, è dotato anche di quattro ruote e può essere guidato o telecomandato. Con questo mezzo i ricercatori Jason Rodriguez e Chris Ingram si trovavano a circa 800 metri di profondità nei dintorni della barriera corallina quando si videro davanti con grandissima sorpresa una spirula. Chi è la spirula e perché la consideriamo straordinaria? In primo luogo perché si trattava della prima volta in assoluto che un essere umano incontrava questo animale non umano. Finora era una sorta di leggenda, quasi un criptide. Era considerato esistente solo perché se ne erano trovati dei resti, cioè corpi o parti di corpo che salivano verso la superficie del mare dopo la morte dell'individuo, il quale, si pensa, vive a profondità davvero abissali, e cioè oltre i 1000 metri sotto il livello del mare. E chi sia veramente la spirula ancora non possiamo dire di saperlo.
appariva agli occhi dei due ricercatori, i primi a vederlo in vita e nel suo habitat naturale, come una sorta di calamaro, dotato però di occhi enormi e anche di sottilissime pinne. Era lungo circa 20 centimetri e nuotava solitario. Non siamo tanto lontani dal poterlo definire un fossile vivente, dal momento che nella spirula, così come in molti altri cefalopodi, esiste un guscio interno, cioè una sorta di conchiglia che non si è sviluppata esternamente, ma sotto l'epidermide e funge da organo di sostegno e di galleggiamento. Questa conchiglia ha esclusivamente nella spirula una forma a spirale che non si ritrova in nessun altro cefalopode e che risale agli antenati della specie esistiti nell'era mesozoica, vale a dire tra i 250 e i 65 milioni di anni fa. Una cosa che stupisce sempre. Che cosa ha portato la leggendaria spirula a mantenersi sempre uguale a se stessa per centinaia di milioni di anni, mentre tutti i suoi parenti, possiamo dire così, si evolvevano modificando la propria struttura? Quali decisioni ha preso nel corso della sua lunghissima storia per regolare la sua corporatura in maniera totalmente diversa dai suoi simili che le vivevano più o meno accanto? E come ha preso queste decisioni? Quale intelligenza ha messo in campo? Sicuramente un'intelligenza diversa, per noi a tutt'oggi del tutto aliena. Le immagini dello straordinario incontro umani spirula sono ovviamente state veicolate al mondo scientifico e ci sono stati numerosi commenti. Tra questi, Mike Vecchione, zoologo allo Smithsonian National Museum of Natural History di Washington, Stati Uniti, il quale per primo ha ritenuto potesse trattarsi proprio di un individuo dell'inafferrabile spirula. A seguire, J.C. Hunt, un biologo della East Strasbourg University in Pennsylvania, che ha analizzato un'altra caratteristica davvero criptozoologica della spirula. Questo, diciamo così, pseudo calamaro, unico al mondo per quanto ne sappiamo, è in grado di emettere luce. Possiede infatti nella parte posteriore del corpo una sorta di organo luminescente che è stato denominato fotoforo. Un piccolo organo che è circoscritto da una piega circolare dell'epidermide ed è luminoso. La scienza zoologica standard su questo non si è soffermata, si limita a riconoscere che esiste, ma ci domandiamo a che scopo e come fa? Bei misteri, così come è un mistero il suo stranissimo modo di nuotare, sì, perché sempre grazie alle immagini registrate dal Rov Subastian si è scoperto che la spirula non nuota come fanno tutti gli altri cefalopodi agitando nell'acqua le appendici brachiali e i tentacoli, anzi tiene queste appendici strettamente avvinghiate al corpo a formare una sorta di cono. E così se ne va speditissimo, a una velocità natatoria ben superiore a quella ritenuta tipica degli animali suoi simili. In pratica contraddice quanto sappiamo finora riguardo alla tecnica e alla meccanica del nuoto marino di profondità. In due parole, come fa? Un altro mistero. In definitiva, la spirula è un mollusco impossibile, un animale non umano che non dovrebbe essere come è, non dovrebbe forse neanche più esistere e in ogni caso sfugge del tutto alle nostre conoscenze. Misteri della vita. Grazie Spirula per lo stupore che ci hai regalato. Stupore che fa il paio con un'altra bella novità per noi animali umani, spesso un po' sprovveduti nell'incontrare le meraviglie della natura. Detta in breve, il calamaro,
può modificare il proprio patrimonio genetico. Poche parole, ma chiare. L'uomo semplicemente non ne è in grado e non ha neanche idea di come ciò sia possibile. Il Marine Biological Laboratory è un centro internazionale per la ricerca e l'educazione nelle scienze biologiche e ambientali ed è un istituto davvero ricco di storia perché è stato fondato a Woods Hole nel Massachusetts, Stati Uniti, addirittura nel 1888 ed ora è affiliato all'Università di Chicago. Un team di ricercatori di questo istituto ha pubblicato di recente sulla rivista Nucleic Acid Research, ricerca sugli acidi nucleici, uno studio approfondito sui tessuti del Doryteutis pealei, nome scientifico del molto meglio conosciuto calamaro atlantico, una delle specie più comuni di calamaro, presente soprattutto, ma non solo, nelle acque dell'Oceano Atlantico. Ora i ricercatori americani hanno scoperto una finora sconosciuta e direi molto ma molto peculiare caratteristica di questo mollusco che potrebbe tra l'altro aprire nuove ed incredibili frontiere per la genetica e per la medicina. Allora, questo calamaro è in grado di modificare l'RNA presente all'interno delle cellule che compongono i suoi tessuti nervosi, il che vuol dire che sa come fare per alterare i suoi meccanismi biologici in modo da potersi adattare all'occorrenza, in ipotesi per potersi adattare ai cambiamenti ambientali, che oggi costituiscono uno stimolo enorme per le specie viventi ad evolversi in un qualche modo difensivo. Ma mi correggo, per tutte le specie viventi ad esclusione dell'Homo sapiens, che a fronte di tantissimi bei discorsi non si è ancora discostato concretamente dagli atteggiamenti distruttivi dell'ambiente e del clima. Ma tornando comunque alla ricerca degli scienziati di Chicago, per dirla in poche parole, si è potuto constatare che il calamaro atlantico è in grado di modificare in particolare l'RNA all'interno dei suoi tessuti nervosi. Ricordo che l'RNA, l'acido ribonucleico, per farla davvero breve, è un nastro trasportatore che recepisce le informazioni contenute nel DNA e le porta dove devono essere portate. Fino ad oggi il calamaro atlantico è l'unico animale umano o non umano in grado di fare una cosa del genere. Cosa di una utilità e di una saggezza straordinarie, perché significa capire se ci sono al proprio interno dei programmi obsoleti o migliorabili o modificabili con l'obiettivo di una vita più completa, più sicura, più armonica. C'è da rimanere davvero interdetti. Quale rapporto ha il calamaro atlantico con l'esistenza? Come percepisce quell'entanglement cui tutti siamo correlati e che per l'animale umano sembra essere un mistero, mentre per gli animali non umani sembra essere un abituale strumento di vita e di evoluzione? I ricercatori di Chicago non sono ancora riusciti a fotografare i motivi e le modalità di questo comportamento fantascientifico del calamaro. Unica cosa di cui sono certi è che saper operare sull'RNA è un enorme passo avanti rispetto anche alle più avanzate operazioni della genetica umana. E sono anche certi che ci vorrà ancora molto tempo prima che una tecnica del genere sia applicabile alle procedure conosciute sulla ricerca e sulla medicina dell'uomo. C'è da guardare al nostro comunissimo calamaro come un autentico supereroe o come un alieno che attende pazientemente da milioni di anni che l'umano, preteso dominatore del pianeta, incominci ad imparare davvero qualcosa. Per ora ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. Radio Dreamland. Share the vision.
Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Bentornati ad Animali ed Enigmi e rimaniamo nel fantasmagorico mondo del calamaro per inoltrarci nella leggenda. Andiamo a chiederci cosa ne sappiamo davvero del Kraken? Beh, è un nome mitico, criptozoologico ante litteram, un nome che affonda le sue radici nei miti e nelle leggende dell'Europa nordica. Stiamo infatti navigando in mari burrascosi, stiamo seguendo l'epopea di viaggi pieni di avventura narrati da saghe antiche, saghe medievali, se non ancora più remote, che ci parlano di esseri incredibili, grandi come isole che si muovevano tra le onde dei mari artici, tra la Norvegia e l'Islanda. Forse la prima citazione di quello che sarebbe stato chiamato Kraken nei secoli a venire la troviamo nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, un'opera ancora oggi fondamentale per la storia degli studi naturalistici, opera dove il grande scienziato latino parlò diffusamente di creature marine indescrivibilmente grandi e misteriose. A seguire troviamo la Navigazione di San Brendano, un'opera anonima scritta in latino e conosciuta attraverso numerosi manoscritti del X secolo. È un classico della letteratura medievale sulle vite dei santi e si basa su antiche leggende irlandesi mescolate con notizie di derivazione cristiana. Brendano era infatti un abate benedettino, era irlandese, visse nel VI secolo e si procurò fama di navigatore, avendo viaggiato a lungo tra le isole dell'Irlanda e della Scozia. L'opera che tramanda questi viaggi narra di vari incontri con creature fantastiche, tra le quali uno sconosciuto ed enorme animale marino che, da fermo, risultava essere grande come un'isola. E poi incontriamo ad esempio la saga di Odd l'Arciere, una leggenda islandese del 1200 che narra dell'avventurosa vita di un grande guerriero e ci racconta di un enorme mostro marino capace di inghiottire uomini, navi e persino balene. E simili affermazioni si ritrovano poi in numerosi testi successivi, tra i quali rimane un caposaldo la Historia de Gentibus Septentrionalibus, pubblicata a Roma nel 1555 dall'ecclesiastico e geografo svedese Olaf Manson, meglio conosciuto con il suo nome latinizzato di Olaus Magnus. Quest'opera tratta diffusamente degli ambienti naturali, della flora e fauna, degli usi e costumi delle genti scandinave, in particolare degli svedesi, e riporta per prima nei capitoli dedicati a misteriosi abitanti dei mari il nome di Kraken, come quello di un grandissimo e
temutissimo abitante degli abissi profondi, capace di rovesciare una nave con i suoi immensi tentacoli. Era nata così la leggenda del calamaro gigante, leggenda che troverà riscontri di prestigio per centinaia di anni. Allora, nel 1752, il vescovo e studioso della città norvegese di Bergen, Erik Pontoppidan, citava il Kraken nella sua Storia naturale della Norvegia, definendolo una bestia di 1,5 miglia di lunghezza che, se afferrasse la nave da guerra più grande del mondo, sarebbe in grado di trascinarla sott'acqua. Quasi in contemporanea, nel 1735, fu addirittura il celebre naturalista svedese Carl Nilsson Linnaeus, il padre della moderna tassonomia scientifica, ad inserire il Kraken nel Sistema Nature, la sua opera basilare in materia di classificazione degli esseri viventi e dei minerali. Ce n'è abbastanza per individuare un autentico criptide, un animale non umano di cui non abbiamo prove certe, ma di cui abbondano le testimonianze. Non conosciamo l'esatta etimologia del termine Kraken. C'è chi dice che derivi da un antico termine norvegese che significa albero contorto, per il terribile aspetto creato dal contorcersi dei lunghissimi tentacoli. Altri lo riferiscono a un termine germanico che sta a significare seppia o piovra. Altri ancora ritengono che derivi in maniera onomatopeica dall'inglese crack, termine che si riferisce alla rottura e alla distruzione, anche con un preciso collegamento alla rovina delle navi con cui il Kraken poteva venire a scontrarsi. Quello che sappiamo per certo è che dal Medioevo ad oggi la leggenda del Kraken si è continuamente accresciuta, forte di tantissime testimonianze riportate da navigatori, marinai, viaggiatori di ogni tipo che solcarono i mari non più soltanto del grande nord europeo, ma anche degli oceani. E sempre viene riportata l'immagine di un essere enorme, dal corpo che poteva essere alto come una nave e dai lunghissimi tentacoli che potevano arrivare fino alla lunghezza davvero stupefacente di 60 metri. Quindi un essere immenso che viveva nelle profondità degli abissi e che risaliva in superficie attirato da chissà quali enigmatici richiami. Un essere che fu ampiamente ospitato dalla letteratura, ad esempio il poeta inglese Lord Alfred Tennyson a metà del 1800 scriveva: «Molto, molto al di sotto del mare abissale, il Kraken dormiva il suo antico indisturbato sonno». Molto bello, ma il vero ingresso del calamaro gigante nel mondo della letteratura avvenne grazie a famosissime opere come i romanzi I lavoratori del mare di Victor Hugo e 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. E se la letteratura ospitò il Kraken, potremmo dire con vero rispetto, non altrettanto fece la scienza ufficiale, dove gli skeptics sono sempre in agguato. È rimasto tristemente noto il caso di un grande naturalista francese di fine Settecento, Pierre Denis de Montfort, il quale, forte della sua insaziabile curiosità scientifica e apertura mentale, così come di numerosissime testimonianze che aveva peraltro raccolto, dedicò un ampio studio al Kraken in una sua opera del 1801 intitolata Storia naturale, generale e particolare dei molluschi. Purtroppo per lui e per la scienza con la S maiuscola, mal gliene incolse, perché la comunità scientifica, che oggi potremmo definire mainstream, rifiutò in blocco la ricerca di Montfort, tacciando l'autore di ciarlataneria e condannandolo a un discredito che lo portò letteralmente in rovina.
Ciononostante, le testimonianze relative all'esistenza del leggendario animale non cessarono per lungo tempo. Famosa rimase quella di Frank Thomas Bullen, un capitano di marina e scrittore inglese vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, il quale, mentre si trovava al comando di una nave baleniera, dichiarò e confermò poi per il resto dei suoi giorni di aver avvistato un gigantesco polpo che si batteva con un capodoglio, quindi con uno dei più grandi animali presenti sulla nostra terra. Bullen fece di questo animale una descrizione molto dettagliata, riferendo di grandi occhi situati alla base di lunghissimi tentacoli, cosa che corrobora la possibilità che Bullen si fosse veramente trovato di fronte ad un enorme cefalopode. E non siamo solo in presenza di testimonianze visive, ma anche di resti di calamari apparentemente giganteschi, resti che sono stati rinvenuti in numerose spiagge sparse qua e là per i mari. Tra queste, il ritrovamento più eclatante, che fu ampiamente documentato dai media dell'epoca, avvenne sulla spiaggia di St. Augustine, una località della Florida, il 30 novembre del 1896. Furono due ragazzini a dare la notizia che un gigantesco essere informe giaceva sulla spiaggia, parzialmente ricoperto dalla sabbia. Furono naturalmente fatti tutti i controlli del caso da parte delle autorità. Risultato: ci si trovava di fronte ai resti di un essere sconosciuto, non più integro, ma che nella sua interezza avrebbe potuto toccare l'incredibile lunghezza di circa 30 metri per una mole di svariate tonnellate di peso. Nessuno sapeva di che cosa si trattasse. I resti vennero visionati da numerosi ricercatori e ci fu chi, come lo zoologo Edison Verrill della prestigiosissima Università di Yale, argomentò con convinzione trattarsi dei resti di un cefalopode gigante. Ipotesi confermata molti anni dopo. Siamo nel 1971, quando Joseph Gennaro, biologo dello Smithsonian Institute di Washington, analizzando i resti della misteriosa carcassa che erano stati tenuti sotto formalina, confermò che si trattava di tessuti chiaramente da attribuirsi ad un cefalopode e, secondo lui, per la precisione, ad un polpo di dimensioni colossali. Bene, ci furono, a onor del vero, anche altri ricercatori che preferirono mantenersi più tranquilli, diciamo così, e ritenere che la carcassa di St. Augustine appartenesse in realtà ai resti di una grande balena che si era spiaggiata. Ma in ogni caso direi che il mistero incombe su questo gigantesco ritrovamento che, se non altro in ipotesi, conferma incredibili leggende che ci arrivano dalla notte dei tempi e che sono state finalmente riconosciute anche dalla zoologia ufficiale, che è arrivata alla conclusione di definire l'esistenza di una specie particolare di cefalopode potenzialmente molto più grande di tutti gli altri individui della stessa famiglia, specie dai contorni ancora piuttosto sfumati, alla quale è comunque anche stato dato un nome scientifico, Architeutis dux, una creatura che è un mistero ancora oggi. Non si sa praticamente nulla di quale sia il suo habitat naturale, nulla della sua etologia, del suo ciclo vitale, non si sa neanche se si tratti di una vera e propria tipologia unica di sconosciuto animale marino pseudocefalopode oppure di numerose tipologie diverse tra loro. In due casi recentemente è stato filmato un cefalopode riconducibile alle caratteristiche di un gigante della sua specie. Il 30 di settembre del 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscirono a catturare le prime immagini in assoluto di quello che poteva essere definibile come un vero e proprio calamaro gigante.
era lungo circa 8 metri ed era vivo nel suo ambiente naturale al largo delle isole giapponesi di Ogasawara. Successivamente, siamo nel 2012, un team di scienziati dell'Organizzazione per la Ricerca e l'Esplorazione degli Stati Uniti ha pubblicato un video in cui un calamaro gigante lungo molti metri veniva avvistato nel Golfo del Messico, per la precisione nella leggendaria area del Triangolo delle Bermuda. L'unica cosa che sappiamo del moderno Kraken è che vive a profondità abissali. Per conoscerlo, o almeno per cercare di saperne qualcosa di più, c'è davvero ancora molta, molta strada criptozoologica da fare. Bene, sulle onde di questo ancora insondato mistero dei mari, chiudiamo la nostra 42esima puntata di Animali ed Enigmi, ma non prima di avervi ricordato un libro davvero intrigante. Parlo di Tutti figli di Madre Terra, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, che, come sappiamo, sono il fondatore e la direttrice artistica di Radio Dreamland. Tutti figli di Madre Terra è stato pubblicato dalle edizioni Triskel e lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, così come online o come ebook sul sito triskeledition.com. È un libro che secondo me esercita davvero un grande fascino, è un concentrato di conoscenza e di azioni che affronta a 360 gradi le tematiche del rapporto tra l'uomo e le altre manifestazioni di vita sulla Terra. È un libro, potremmo dire, che ci accomuna con pari dignità all'incredibile Spirula Spirula, così come al misteriosissimo calamaro gigante, e soprattutto indica la strada ecospirituale in contrapposizione all'antropocentrismo, e così facendo dona una grande speranza e un sentito invito a non arrendersi mai nella ricerca di un mondo in armonia con la natura. E qui chiudiamo davvero questa nostra 42esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Bellangero e vi aspetto per la prossima puntata.